Ciao ragazzi, qui Gabi ed eccoci all'ottavo episodio di To The Moon. Questo episodio si preannuncia veramente interessante perché le cose sono cambiate, abbiamo un problema e dobbiamo investigare. Ok, proviamo a entrare nella stanza. Se questo è davvero lo stesso ricordo, sarà la scogliera, a guardare il faro. Ok, allora John, vediamo cosa è successo. È cambiato qualcosa o è lo stesso ricordo? Beh, John è ancora lì. Anche Lily. Tutto sembra normale. Johnny? Che piacevole sorpresa! Non abbiamo molti visitatori da queste parti. Déjà vu, di nuovo. Il mio nome è Dottor Eva Rosalene e questo è... Che c'è? Non ho intenzione di dirlo due volte. Dottor Neywoods. Lei conosce l'agenzia Sigmund di Generazione della Vita? Oh, voi due siete dell'agenzia! Che coincidenza, stavo proprio pensando di chiamarvi! Lily, portaci del tè, per favore! Lily? Tutto come prima, ragazzi! Wow! Blocca anche lui! Che sta succedendo? E adesso? Aspetta qui, andrò a spedire di nuovo il segnale. Guarda se c'è qualche altro cambiamento. Il trasferimento è sicuramente avvenuto con successo. Qualche cambiamento? Neanche un capello. Com'è possibile? Anche se il suo desiderio non è abbastanza, perché non c'è nessun cambiamento? Forse ha solo bisogno di essere stimolato. Direttamente dai suoi primi ricordi? I primi a cui possiamo accedere noi! Andiamo! Quindi adesso dobbiamo forse andare ai primi ricordi, quelli un po' prima, ecco, quando ero bambino. E dobbiamo trovare un modo per stimolare questo ricordo. Il desiderio di Johnny di andare sulla Luna ha bisogno di essere stimolato, eh? E va bene. Il terremoto! Ah, abbiamo cambiato i manifesti del... Abbiamo cambiato proprio il film che c'è dentro. Ma che... Questo qua non è quello che hanno detto. Vabbè. Ti dispiace, River? No! Mi piace questo qua! E va bene, allora andiamo! Spero che questa spinta fosse abbastanza. Aspetta, dov'è Neil? Dove si è cacciato Neil? È al cinema. Verso la luna, tesoro. Oh, Henry. Santo cielo. Sono troppo stanca ed affamata per costruire un film. Meglio che vada a controllare se è cambiato qualcosa per John. Ah sì, John è qua, scusate, stavo... Scusa per averti fatto assistere a tutto questo, amico. Ora sparisci. Ai. Dov'è finito Neil? No, tutto come prima. È tutto identico. Proverò a dare una spinta da qualche altra parte. Tutto questo è ridicolo. Lily? Povero John, lo stiamo massacrando. Forse modificare qualcosa qua potrebbe funzionare. Non ho tempo per lei adesso. Alla fine ti ha tirato l'enciclopedia in faccia, eh? L'ha fatto. Chiudi il becco, amico. Cosa ci fate qui voi due? Sta iniziando, andiamo a prenderci un posto libero. Aspetta, non ricordo niente di tutto questo. Qualcosa deve essere cambiato. Vediamo se questo posto è cambiato. Ok, qua è tutto normale. Forse non è questa la stanza. Stanno andando tutti in palestra. Ehi, non spingere, questa non me la ricordavo. Qua è cambiato qualcosa. Vediamo. Che succede? Guardate che roba. Piena di gente in palestra. Sembra una riunione.
Aspetta un minuto. Questo non è un vero cambiamento, questo è... Posso avere la vostra attenzione, prego? Come già sapete, io sono un rappresentante mandato dalla NASA in tutta la sua gloria. E sono qui per dirvi tutto quello che c'è da sapere. Vai, Timmy! Come suona? Wow, quello è stato terribile. Ma sto divagando. Piuttosto, so che molti di voi si stanno chiedendo... Quante chance ho io di poter vivere un'avventura in un'altra terra? Inalare l'aria di Venere, nuotare in senso antiorario attorno agli anelli di Saturno. O forse, semplicemente raggiungere l'altro lato della Luna? Beh, noi della NASA crediamo che con abbastanza desiderio chiunque ha il potenziale. Potresti essere te! O te! O chi lo sa? Te! Ma io non voglio andare sulla Luna! E allora sei proprio fortu... Aspetta, cosa? Perché no? Perché dovrei? Sono felice qua sulla Terra. Beh, non vuoi andarci neanche un pochino? No, perché? Neanche un pochettino pochettino. No. Vai sulla Luna altrimenti ti strangolo. Beh, come ufficiale reclutatore della NASA, mi appresto ora a darvi interessanti nozioni sulla Luna. Per cominciare, la Luna ha 4.5 milioni di anni. 4,5. E sapevate che la sua superficie è grande quanto l'Africa? È vero, infatti, se provate a fare il giro della Luna in bicicletta... Inoltre ci vogliono 1,5247 secondi per la luce a viaggiare dalla Luna a noi. E guidando una macchina volante ci vogliono 130 giorni. Questa la sapevo. E ultimo, ma non meno importante, le persone che vanno sulla Luna diventano ricche e famose. E sappiamo tutti che ricchi e famosi equivale a tante donne. E così si conclude la mia presentazione. Ricordate, la NASA vi dà il benvenuto, specialmente se sei una bella brunetta. Johnny purtroppo non è bello, ma è brunetto, questo le lo concedo. Beh, che cosa ne dici? La NASA probabilmente non ti assumerebbe, ma immagino che era abbastanza appariscente per questo. Ho fatto del mio meglio. Vuoi andare a vedere se ha funzionato? Ma certo, torno subito. E subito tornò. Tornato. Riferisci? Totale fallimento. Diavolo. Ehi, non ti far scoraggiare. Sono sicuro che ci sono ancora delle cose da provare. Per esempio? Vediamo che idea ha Neil stavolta. Questo episodio mi è piaciuto veramente. Non possiamo permetterci di finire di costruire questa casa, Isabel. Possiamo a malapena pagare il nostro... Ma potete permettervi un biglietto per la lotteria lunare! Se vendete questa casa potete sicuramente! La diagnosi è certa? Sì, in effetti raramente abbiamo dei... Sapevate che la NASA ha un eccellente supporto sanitario? È vero, per lei e per la sua sposa! Cavalca quanto vuoi nello spazio! Oh, guarda, un matrimonio! I miei più sinceri auguri! Ma eccovi un indovinello! Indovinate dove dovreste andare per la vostra luna di miele? River? Che casino stiamo facendo, ma che casino! Non è sulla finestra. Maledizione, vetro scivoloso. Johnny, già. Ma che cavolo?
Wow! Sai una cosa? Non credo che tutto questo stia funzionando. Non solo non sta funzionando, è proprio ridicolo! Siamo dei dannati professionisti! Non faccio questo lavoro per andare in giro ad urlare tutto il tempo! Ah no? Ascolta, credo che siamo affaticati dalla mancanza di sonno. Se avessi saputo che ci sarebbe voluta tutta la notte, avrei portato del caffè. Concordo, dovresti aver visto che film ho costruito prima. Quale film? Appunto. Comunque, anche se il tempo è importante, in questo modo non andremo da nessuna parte. Prendiamoci una pausa fino al mattino. Spero che Johnny riesca a resistere. Io ho delle telefonate da fare. Dai rumori che sto sentendo, probabilmente stanno uscendo dal ricordo di Johnny. Di nuovo al faro. Quella chi è? È la Rosalene? Cosa ci fa seduta sulla panchina? Non ha alcun senso. Perché il macchinario non ha effetto? Il desiderio registrato di Johnny di andare sulla Luna si è trasferito con successo e ciò nonostante... Non c'era neanche un cenno di lui di voler raggiungere la Luna dopo il trasferimento. A meno che una condizione secondaria per il desiderio sia cambiata durante il processo. Solo così lo stesso desiderio produrrebbe due finali differenti in due punti diversi del tempo. È innegabile che River ha giocato un ruolo importante in tutto questo. Se c'è qualcosa che avrebbe potuto alterare il desiderio, lei sarebbe il principale sospettato. Ma di tutte le cose possibili, cosa esattamente l'ha causato? River, che cosa hai fatto? Molto bello questo intermezzo. Ah, si sta alzando il sole. Cioè, se prima era carino, adesso è diventato veramente bellissimo come trama, mi sta piacendo. Non abbiamo molto tempo a disposizione. Mi domando se a Neil si è venuto in mente qualcosa. Io spero di no. Ok ragazzi, questo episodio mi è veramente piaciuto. Noi continueremo nel prossimo, quindi io vi do appuntamento domani per il prossimo episodio di To The Moon. Ciao ragazzi!